Allora, avevo bloccato Simona, la Presidente, che ci stava parlando della giornata di scatolette, hai detto cicliche ogni volta, ogni tanto. Sì, solitamente almeno una volta al mese, anche perché comunque giustamente ci sono tante associazioni, quindi ogni associazione di zona e anche fuori zona chiedono la disponibilità di poter raccogliere del cibo, quindi si parte dal mattino, si va lì con il nostro materiale informativo e si chiede alle persone se gentilmente ci vogliono aiutare con quello che possono, una scatoletta, un sacchetto di crocchette per i amici, diciamo, meno fortunati, e concludiamo alla sera. Noi pubblichiamo sempre per trasparenza tutto ciò che raccogliamo, infatti nella nostra pagina Facebook, sia durante il giorno ogni cambio turno, perché solitamente ci sono due volontari al mattino e due volontari nel turno del pomeriggio, fotografiamo sempre tutto ciò che raccogliamo e anche la sera facciamo delle foto riepilogative proprio per trasparenza, per far vedere quello che è giusto che la gente ci dona, per poi sia per il nostro fabbisogno sia anche per donarlo a chi ha bisogno. Allora, come ben sapete, cari amici di GRP, l'importanza della comunicazione, l'importanza della televisione, ma una cosa che mi ha stimolato, Andrea, tu sono queste dirette. Beh, tu sei come noi, quindi... Sì, insomma, ormai insomma, spero che qualcuno su GRP mi abbia visto, comunque i miei servizi li abbia visti, quindi giochiamo in casa. È stato molto facile con Luciano e Simona, e ricordiamo anche Lucia e gli altri che hanno partecipato a questa iniziativa, realizzare delle dirette Facebook e YouTube. Perché questo? Perché comunque loro avevano già una pagina Facebook attiva. Come ha detto prima Simona, loro sono molto trasparenti, quindi pubblicano tutto quello che fanno come iniziative, quello questa che raccolgono. Diretta. Questa è una diretta. E quindi con le due Simone, in questo caso Simona Cullati, la Presidente, che è molto brava come conduttrice, quindi la raccomandiamo a GRP, a Claudio e a tutti gli altri. Ah, già, hai ragione, scusa, è vero, che poi ci rubano il posto. Insieme a Simona hanno fatto queste dirette Facebook di una mezz'ora. Durante tutta la settimana noi come 015 FB, che è lo stesso nome della trasmissione di GRP, pensavo che era Micholandia, che sarebbe no, stato Micholandia è un'altra cosa curiosissima di Biella che poi ti aggiungo in chiusura, perché in definito Micholandia di Perugia, io come sapete sono di Biella, esiste una situazione a favore dei gatti che si chiama Micholandia, che è fatta da un'altra associazione che si chiama Legami di Cuore, dell'amico Alberto Scicolini, che ha affittato sostanzialmente un appartamento gattizzandolo, facendolo cat friendly come hai detto tu, e lì meglio cat friendly, sì, che gattizzando. E lì sostanzialmente fanno gli stalli, tengono lì i gatti in un ambiente adatto a loro e poi vengono dati in adozione, per cui vi invito, Simona Cullati, a prendere contatto Facebook, perché questa è la forza loro, cioè hanno capacità, come i gatti del Borgo Onlus, di relazionarsi grazie ai social con le altre realtà, di organizzare le staffette che vanno nel sud Italia attraverso i camion. Non ho ancora capito come hanno fatto a fare la staffetta per la Corsica, perché i camion non vanno sull'acqua, ma ci sono riusciti, e quindi con loro è stato facile fare queste dirette. Una volta alla settimana, il sabato pomeriggio, con Lucia e le due Simone, su Facebook hanno fatto una diretta parlando ogni sabato di una problematica di comportamento del gatto. Ma obiettivo della diretta è quello appunto di spiegare il comportamento o anche di fare, che so, attività di adozione? No, più che altro l'obiettivo della diretta è quello di sensibilizzare, come dicevamo prima, rispetto ad alcune tematiche e soprattutto alcune situazioni un po' all'ordine del giorno nella relazione con il gatto. Poi abbiamo parlato ogni volta di vari argomenti, di cui non dico nulla perché poi almeno invito il pubblico ad andare a vedere le nostre belle dirette, argomenti che appunto possono sensibilizzare e possono dare proprio anche delle informazioni magari su come gestire delle questioni che magari non sono problematiche, ma per cui magari un essere umano si chiede come poter fare. Ci tengo solo a dire una cosa, giusto per arricchire e aggiungere a quello che ho detto prima. Fondamentale, la mia professione è in collaborazione assoluta con quella del veterinario, cioè qualunque persona mi chiama per un problema che il micio manifesta, la mia prima indicazione è quella di effettuare una visita veterinaria per escludere o ahimè rilevare alcune patologie, dopodiché il mio intervento può comunque essere importante.
ci tenevo a dire questo. Andrea, comunque con le dirette, grazie ai social, grazie a Facebook, arrivavano le domande veramente, esatto, in diretta a Simona sull'argomento. Io ho un gatto anziano, ne voglio prendere uno piccolo, quando si è trattato l'argomento, e così si è creata un'interazione anche. Scusa, con devo farti altri la domanda, amici. Ma domande più curiose, quelle più strane, quelle magari classiche? Allora, una domanda mi è arrivata senza fare nomi, però mi è stato chiesto, questo per dire quanto l'essere umano poi proprio ha bisogno, secondo me, di essere educato in questo. Mm-hmm. Una persona che cercava un compagno di vita e mi chiedeva se era meglio un gatto o un cane. E io sono rimasta un po' interdetta, perché è una domanda complessa che a me ha trasmesso anche una certa sofferenza da una parte e anche un bisogno di dare amore e riceverlo. Mm-hmm. E quindi secondo me, soprattutto in questi casi, è molto importante che ci sia un'informazione su quella che è la natura sia del gatto che del cane, per poter far sì che la relazione sia veramente autentica, perché in realtà le relazioni con gli esseri non umani, cioè con gli animali, a volte sono più autentiche e più profonde, perché libere da tutti gli schemi e le sovrastrutture che l'essere umano, insomma, per mille ragioni si costruisce, ecco. Quindi... Simona Presidente, domande, sì, curiose? Ma guarda, abbiamo cercato anche in queste dirette di affrontare un po' tutte le domande che in questi anni gli adottanti ci hanno posto, gli amici, ed era appunto nata in noi il desiderio di dire: ma perché c'è il problema di un nostro adottante, il problema del vicino e magari il problema anche di un'altra persona, anche perché comunque ogni anno le domande alla fine della relazione con il gatto si ripetono. Quindi devo dire che avevamo pensato appunto inizialmente solo di creare un angolino della nostra pagina Facebook, poi grazie ad Andrea che ci ha spronato, perché noi siamo un pochino più timidi, abbiamo deciso di creare queste dirette. Infatti ci è stato molto 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 dietro, perché comunque dovevamo imparare. E però questo ci ha permesso, perché comunque davamo la possibilità logicamente anche ai più timidi di fare le domande anche in settimana attraverso domande la nostra pagina Facebook. Domande più da parte dell'universo femminile o maschile? Tutte e due, devo dire. Devo dire che con grande sorpresa anche l'uomo, anche gli uomini. Sì, no, beh, tante volte ho notato che c'è maggiore sensibilizzazione tante volte anche nell'uomo rispetto anche alla donna. Cioè, se no Luciano non sarebbe qui. No, infatti, devo dire che anche a livello di volontariato, di volontari, devo dire che sono pochi gli uomini che fanno volontariato, ma quelli che lo fanno veramente lo fanno con uno spirito a volte anche diverso rispetto a una donna. Devo dire che comunque è un feedback positivo anche per gli uomini che fanno volontariato. Al collega Andrea chiedo l'audience di queste dirette. Allora, l'audience di queste dirette è sulle pagine Facebook. E allora, bisogna fare una premessa. Diciamo, fare un discorso politico. No. Diciamo dove le trovano con gli amici ancora a casa. Potete andare sulla pagina Facebook dei Gatti del Borgo Onlus, ma dovete scorrere fino a quando non trovate il video. Per cui è più facile andare sul canale YouTube che i Gatti del Borgo Onlus. Perché questo? Perché sulla diretta Facebook c'è un'interazione. Qualche decina, qualche centinaia di visualizzazioni c'è stata. E poi dopo la gente va a rivederselo, comunica che c'è, se lo si carica in un secondo momento su YouTube si accende la campanellina sugli poi amici. Poi viene annunciato prima. Viene annunciato prima, quindi diciamo che insomma nelle 5 puntate, giusto, sì, nelle 5 dirette che hanno fatto, qualche migliaio di persone alla fine l'hanno visto, quindi è andata molto bene sotto il mio aspetto. Poi adesso quando poi riprendiamo a settembre miglioriamo, andiamo sull'HD, mettiamo due videocamere. La regia di riprese Lucia in 4K. Non ancora, ma magari la regia di Lucia che ha l'ansia, la tranquillizziamo, quindi da settembre ripartiamo alla grande. Ma l'esperimento ha funzionato già solo perché della gente ha poi contattato Simona dopo aver visto questi filmati per avere dei consigli, è vero o no? Sì, assolutamente, ci sono state delle consulenze poi. E poi avete come associazione comunque acquisito magari un po' di notorietà, ma anche magari qualche sì, amico. Sì, certo, sia perché comunque il nostro primo scopo è di aiutare a dare dei consigli, sia perché comunque permette anche di conoscere i nostri gatti che abbiamo, che cercano casa, che poi è anche uno dei nostri obiettivi, i nostri piccolini, i nostri gatti adulti che abbiamo, di farci conoscere, di vedere quello che facciamo giornalmente comunque sul territorio. Allora, io quello che adesso volevo chiedere invece era l'aspetto dell'adozione, sì, cioè
Come avviene? Cioè, nel senso, voi gestite un certo numero di gatti, nel senso che avete un, diciamo, delle schede di questi gatti? Cioè, se uno volesse avvicinarsi a questa tematica, come fa? Allora, attraverso, ricevevamo sia telefonate in cui ci chiedono genericamente, stiamo cercando un gattino, allora le diamo le informazioni, sia attraverso, comunque anche attraverso il nostro sito, la nostra pagina Facebook, è possibile vedere i gatti che abbiamo in stallo, perché ripeto, noi non abbiamo una struttura. I nostri gatti sono tutti comunque controllati dal veterinario costantemente. I nostri gatti sono chippati, sono iscritti all'anagrafe felina e vengono affidati. Questo perché? Perché è per tutelare comunque il gatto. Noi conosciamo la persona quando viene a vedere, diciamo, il gatto, che tra virgolette viene a conoscere il gatto che ha scelto. E poi facciamo, come dicevo prima, delle visite preaffido, cioè andiamo a vedere dove vanno a finire, le loro case, le condizioni di sicurezza, e diamo dei consigli. Ma preferiamo comunque essere i proprietari del gatto, perché noi siamo stati fortunati nel corso degli anni che non abbiamo avuto particolari problematiche, però non abbiamo neanche la presunzione di dire al 100% conosciamo esattamente la persona dove andrà, perché diciamo, la conoscenza è più generale. Quindi in qualsiasi momento cambiassero le condizioni, noi siamo comunque sempre i proprietari dei gatti, e quindi se ci venisse segnalato un qualsiasi cosa, un maltrattamento, qualsiasi cosa, noi siamo in grado di interagire anche eventualmente con le forze dell'ordine per poterci riprendere il gatto. Diciamo, cosa vuol dire quando un gatto è microchippato? Cioè viene... Il gatto, adesso c'è anche l'iscrizione come il cane, all'anagrafe felina, quindi ma questo è una cosa che sarebbe, che noi ci teniamo, che anche il privato, non semplicemente chi prende un gatto attraverso l'associazione, ma anche il privato prende l'abitudine di microchippare il proprio gatto, perché purtroppo, nonostante a volte tutte le cure possibili immaginabili, le attenzioni, il gatto può scappare, perché andiamo a fare la spesa, apriamo la porta, abbiamo le borse in mano, il gatto scappa, non riusciamo a riprenderlo e diciamo dove è finito. Se il gatto, come il cane, viene microchippato e viene ritrovato da una persona che lo porta dal veterinario, è possibile ritrovare il proprietario, e quindi... Quindi, gatto microchippato, e sul tema dell'adozione ritorniamo dopo una breve pausa pubblicitaria. Eccoci tornati in studio, stavamo giusto parlando del discorso dell'adozione, sì. Quindi microchippatura. Luciano, vuole dire qualcosa? No, era semplicemente una chiosa successivamente al discorso della microchippatura. No, ma di pure, tanto ne approfittiamo. No, lasciamo prima finire il discorso della microchippatura. No, dicevo che comunque è fondamentale, per noi è importante che anche il privato, come succede per il cane, lo faccia anche per il gatto, di microchippare per una tutela in più per il proprio gatto. Comunque, perché in caso di smarrimento almeno può essere ritrovato e ricondotto alla sua famiglia originaria. No, volevo aggiungere una cosa sull'importanza della microchippatura. Bisogna essere molto realisti nella disamina di queste problematiche. Il randagismo è a volte anche il canale attraverso il quale vengono recuperati tanti animali avviati alla vivisezione per motivi scientifici. La microchippatura di un animale sicuramente impedisce, in maniera, ovviamente chiaro, se i veterinari si comportano in maniera corretta, impedisce il fatto che un animale randagio che viene da uno smarrimento, eccetera, possa finire nel canale del commerciale, più o meno legale, degli animali che vengono avviati alla vivisezione. Che è un argomento che noi affrontiamo molto abbastanza bene anche nel nostro volume per i bambini. La vivisezione oggi, almeno a nostro avviso e avviso di moltissima parte degli scienziati, dei medici, eccetera, oramai è una pratica di retroguardia, non ha più senso effettuare esperimenti in vivo su animali.
Purtroppo, poiché è una tipologia di sperimentazione abbastanza economica rispetto ad altre, può capitare che capita ancora molto spesso. Abbiamo visto che ci sono addirittura degli allevamenti di animali che servono per la sperimentazione, diciamo, animale. E quindi noi combattiamo, siamo contro questa, diciamo, questa pratica, e la microcippatura di un animale, sia esso cane, sia esso gatto, eccetera, è sicuramente una deterrenza, è una barriera all'utilizzo di animali smarriti, di animali che si sono persi, che possono essere avviati ai laboratori dove questa pratica purtroppo viene ancora fatta. Quindi questo è fondamentale. Fa un po' rabbrividire, ma c'è da sperare. È fondamentale, ma purtroppo la realtà, per poter essere combattuto, tutte le cose negative per poter essere combattute vanno affrontate a viso aperto, non bisogna mettere la testa sotto il tappeto, cioè bisogna dire le cose come stanno. Purtroppo oggi come oggi esiste ancora questa pratica che volere o volare viene utilizzata da laboratori a volte anche molto, diciamo, prestigiosi, però noi la consideriamo una pratica di retroguardia, combattiamo la credo vivisezione. Che la consideriamo tutti una pratica di retroguardia. Il problema è che invece c'è ancora parecchia ma la soglia di attenzione deve essere tenuta molto alta. Certamente. Molto alta. Presidente, ma quanti ne fate adottare di gatti? Ma devo dire che siamo parecchio conosciuti, non solo nella provincia di Novara, molti dei nostri adottanti arrivano anche da Varese, da Milano. Devo dire che nell'ambito di un anno tutti i gatti adottabili, quindi con il carattere appunto domestico, vengono adottati. Noi possiamo dire con presunzione e con contentezza il 100% delle adozioni dei nostri gatti. Questo lo chiedo all'altra Simona. È più facile adottare un gatto più piccolo oppure un gatto che magari ha già una storia alle spalle è più difficile? Ma dipende, nel senso che... E come ci si deve rapportare ovviamente? Ecco, con un gatto più piccolo innanzitutto, se si vuole adottare un gatto piccolo, aspettare che sia stato svezzato, se ce n'è la possibilità, certo. Perché capita a volte di persone che adottano amici di pochi giorni o neanche un mese, e questo poi insomma può avere le sue ripercussioni. Certo, se si adotta un gatto più piccino gli si dà la possibilità di vivere il suo periodo sensibile, che è questa finestra temporale che va dalle 2 settimane di vita ai 4 mesi circa, in cui i gatti proprio apprendono tantissimo da ciò che vivono, gli si dà la possibilità appunto di crescere insieme agli esseri umani o anche ad altri animali che vivono all'interno della famiglia. Se invece parliamo di un gatto adulto o addirittura anche un gatto anziano, perché può succedere a volte che vengano adottati anche amici insomma più anziani, allora chiaramente bisogna un po' ricostruire una relazione, e quindi il lavoro deve essere molto più orientato al far sì che si pongano le basi per la costruzione di una fiducia. Ecco, quindi queste sono un po' le differenze. Poi che sia meglio o peggio dipende da tanti fattori, tra le quali anche la disposizione degli adottanti. Se appunto hanno voglia di rimettersi in gioco con un micio che magari arriva anche da situazioni spiacevoli, perché può succedere, dobbiamo tenere in considerazione che sarà un micio magari traumatizzato o con insomma delle preoccupazioni che si porta con sé. Invece magari il micio più piccolo, diciamo, è un po' più nuovo da quel punto di vista, tra virgolette. Insomma, dipende un po' dalla persona che tipo di lavoro è disposta a svolgere con questa nuova creatura. Prego Andrea. Simona 1. Sì. Ci racconti Simona Presidente. È più facile. Ci racconti i moschettieri e la loro storia, che insomma sono stati gli ultimi. Abbiamo avuto tra le mani. Allora, circa un mese fa siamo stati contattati perché all'interno di un giardino sono stati trovati due micini di pochi giorni sotto la pioggia, in ipotermia. Quindi siamo subito andati, li abbiamo portati dal veterinario, erano in condizioni veramente molto, molto gravi, sono state subito fatte cure antibiotiche, calcolando che avevano pochi giorni comunque, la loro vita era veramente appesa un filo. Non avendo più la mamma, una nostra volontaria, la famosa Lucia, che si occupava anche delle dirette, li ha fatto la mamma a due zampe, quindi ogni 2 o 3 ore si svegliava anche durante la notte, li allattava. Hanno superato il periodo critico,
adesso hanno circa un 35 giorni, al compimento dei 2 mesi verranno poi affidati a una nuova famiglia, stanno bene, stanno crescendo, e devo dire che sono educatissime, devo dire che la mamma Lucia ha fatto un ottimo lavoro, perché comunque sembra neanche di averli. Una discreta formazione. Sì, insomma. Sì, devo dire che è stata bravissima rispetto a quelli che tante volte faccio lo stallo, che sono più indisciplinati, perché io amo il contatto fisico, giocarci, e allora diventano un pochino più indisciplinati, e devo dire che loro due sono veramente educatissimi, hanno già delle richieste delle famiglie, stiamo facendo piano piano i preaffidi, e quindi siamo molto molto contenti comunque di averli, appunto, di averli salvati, di averle dato tutte le cure necessarie, e speriamo che presto, diciamo fra qualche settimana, possano raggiungere poi la loro famiglia umana, ecco. Se volete vederli sul canale YouTube dell'associazione I Gatti del Borgo Onlus, o sulla pagina Facebook, nell'ultima diretta, quindi basta fare la ricerca su YouTube hashtag live I Gatti del Borgo spazio vuoto 6, che no, così la sesta puntata, 6, sì. E li vedete live, sono troppo forti, sono, sì, bellissimi. Sì, sì, sì. Moschettieri perché? Moschettiere perché dovevano avere la forza di lottare, e allora abbiamo detto sì, devono essere due moschettieri, devono trovare l'energia. Abbiamo ricevuto tanti pensieri positivi dalle persone che appena li abbiamo comunque fatti vedere, si informavano, e tutta questa positività, tutta questa loro grinta, questa voglia di vivere gli ha dato appunto la forza di essere quello che sono diventati oggi. E moschettieri perché appunto sono due lottatori. Insomma, quello che avete appena visto, grazie ad Andrea, è stato anche una sorta di inserto commerciale, no? Nel senso che ha fatto proprio una cosa. No, ma era bellissimo. È il mio lavoro da dell'associazione. Ma perdonami. Quello che volevo chiedere invece, al di là, visto che stiamo andando verso i mesi estivi, quindi si parla di abbandono, eccetera, alle volte capita che vi sia qualcuno che vi chiede magari io devo andare via per 15 giorni, eccetera. C'è la possibilità di fare anche, come si dice in questo caso, una sorta di ospitalità temporanea? Allora, noi facciamo stalli casalinghi, cioè c'è una disponibilità se non abbiamo gatti che comunque abbiamo preso da delle colonie, noi se possiamo ben volentieri li aiutiamo, però ricordatevi anche che al giorno d'oggi sono anche molte pensioni che nascono, anche adesso pensioni per gatti, ci sono le cat sitter, e ci sono anche delle nostre volontarie che si offrono, che magari non fanno stalli per l'associazione, ma che comunque nel periodo estivo sono a casa, sono in ferie, che quindi se possono ben volentieri danno una mano. Quello che però noi chiediamo è che il gatto comunque che ci viene dato sia vaccinato, perché ricordiamoci che noi comunque recuperiamo gatti di strada, e quindi è giusto anche per una tutela del gatto, diciamo, domestico, che venga almeno vaccinato, perché sappiamo benissimo che comunque ci sono delle malattie virali che solo una vaccinazione trivalente può comunque coprire ed essere quindi in sicurezza. Disponibilità c'è, certo. In 30 secondi quello che volevo invece chiedere all'altra Simona consulente invece di Simona Presidente. Presidente, nel momento in cui c'è questo stacco appunto di 15 giorni, l'animale soffre questo stacco temporaneo, e quindi che cosa si deve fare per evitarlo? Allora, in pochissimo tempo sicuramente... No, ma al limite riprendiamo dopo. Ok, allora introduco. Allora, sicuramente ci sono una serie di accorgimenti che possono essere messi in atto per accompagnare il gatto anche ad affrontare questa assenza da parte degli esseri umani per 15 giorni. E direi che a questo punto te lo possiamo dire dopo. Ce lo diciamo dopo, sì, e sì, Thea magari ci verrà a risalutare dopo una breve pausa pubblicitaria.
Eccoci tornati in studio, ve l'avevamo promesso, te ha abbandonato la tribuna, diciamo così, di postazione Belotti-Sirigu, giusto Andrea? Sì, era, ma no, lei è più centravanti, direi che è più Belotti. Più Belotti centravanti. Quindi... Cairo, non fare scherzi, tienici Belotti. Ah, proprio così. Così, così. Gli daremo un bel gatto a questo punto. Esatto. Va bene, senti, stavamo parlando, Simona, finisci il ragionamento. Sì. Allora, bisogna valutare anche se succede che il gatto rimanga da solo per alcuni momenti della giornata, ad esempio, e valutare un po' quello che è anche il suo carattere. E, sicuramente se però c'è un'assenza per tot giorni, allora bisogna premonirsi di lasciare al gatto degli oggetti eventualmente che gli sono familiari, soprattutto se viene portato ad esempio in una pensione. Può essere la sua copertina, il suo giochino, oppure anche degli indumenti degli esseri umani, perché contengono l'odore degli esseri umani di riferimento e questo è un punto di riferimento per il gatto. C'è anche un aspetto legato al distacco della... Sì, però questo dipende anche dalla sicurezza che il gatto ha di suo, perché se il gatto è in una buona relazione, ha in mente, diciamo così, consentitemi di poter usare questo termine, una base sicura rispetto alla relazione con gli esseri umani di riferimento, non ci sono grossi problemi, perché come dire, un gatto comunque ha tutte le risorse per potersi gestire anche da solo. Ovviamente poi dipende se vogliamo portarlo in una pensione oppure se invece si vuole incaricare una persona che venga nel territorio del gatto a dare cibo, acqua ed eventualmente giochi, compagnia e coccole se il gatto lo richiede, allora sono due opzioni differenti. Certo, in generale il gatto se ha la possibilità di rimanere nel suo territorio è meglio, perché viene meno destabilizzato, ma poi ogni situazione è a sé, quindi andrebbe valutata, insomma, nello specifico. E quando ecco. Il gatto viene recuperato? Nel senso se è arrabbiato? Come bisogna riavvicinarsi? Cioè, c'è un... Dunque, come consiglio così spassionato, nel senso senza sapere, senza parlare di nessuna situazione specifica, mi viene da dire di comportarsi in modo naturale. Anche perché se noi ci riapprocciamo al gatto con l'ansia di dire oh mio Dio tesoro, ti ho abbandonato, ti prego, non odiarmi, ti voglio bene. Allora non creare l'ansia all'animale. Esattamente, i gatti sono fortemente empatici come lo siamo noi, di conseguenza trasmettiamo un senso di allarme, di preoccupazione, di paura, che allora per il gatto può rappresentare una minaccia. Se invece noi ci comportiamo in modo normale, naturale, perché può succedere che ci dobbiamo allontanare, non solo per le vacanze, ma magari c'è qualche urgenza, qualche emergenza, allora insomma si cerca di accompagnare il micio in questa esperienza nel modo più tranquillo possibile. Ecco. Allora, Tea non è tranquilla, quindi secondo me Belotti va a finire il Milan, caro Andrea, quindi questo lo sappiamo. Allora, guarda, Tea saluta tutti e torna dalla mamma dietro le quinte. Okay. Ecco, abbandoniamo Tea in questo momento. Quello che volevo chiedere, voi fate iniziative come associazione legate magari ai classici calendari o a concorsi? Sì, noi ogni anno, come anche molte associazioni, facciamo un calendario, ogni anno c'è un tema diverso, ad esempio l'anno scorso avevamo fatto appunto il prima e il dopo dei nostri gatti. Anche quest'anno riproporremo il nostro calendario, ma non sveliamo ancora la novità, perché la stiamo ancora lavorando. E tra gli eventi che comunque abbiamo lanciato ultimamente, proprio perché vogliamo partire dai bambini, che poi alla fine sono il nostro futuro, e vogliamo di nuovo che anche i bambini si riavvicinino di più al rispetto della natura, degli animali e magari anche un pochino meno di tecnologia, abbiamo lanciato un concorso che si chiama Micio Sorriso, che vedete sulla nostra pagina. Infatti la mascotte, il Micio Sorriso, non è il classico gatto bello di razza o di non di razza, ma comunque senza nessuna particolare, un gatto che l'abbiamo rappresentato con un bandanino da pirata, che potrebbe essere il classico gatto di strada, che magari senza un occhio, non il gatto bellissimo. E chiediamo ai bambini di disegnare i gatti con i loro occhi, cioè come vedono il gatto. Alla fine di questo concorso, chi mette più mi piace al disegno del bambino vincerà dei premi, e poi li aspetterà anche una novità per l'autunno, cioè verranno comunque premiati, perché i bambini per noi sono il nostro futuro ed è giusto che ritornino a un rispetto della natura e degli animali. Inconsapevolmente hai fatto un assist a Luciano per il suo concorso. Beh, allora diciamo che per l'autunno noi abbiamo la necessità di sensibilizzare fortemente il mondo della scuola con questo progetto.
e quindi dobbiamo usare tutte le strategie possibili. Uno degli eventi che sicuramente tra fine settembre e diciamo ottobre porteremo avanti sarà un convegno. Uh-huh. Un convegno molto importante al quale parteciperanno la Regione Piemonte, con sicuramente c'è stata assicurata la presenza dell'assessore Ferrari. Potrebbe darsi che ci sia anche la presenza del Presidente della Regione, questo non c'è stato ancora diciamo. Ma nel garantito. Convegno di cosa parleremo? Nel convegno parleremo della necessità di portare l'educazione, diciamo, l'educazione animale verso gli animali all'interno della scuola. E a questo convegno si parlerà di questo, ci sarà il rappresentante della ASL di Novara. Molto probabilmente è ancora abbozzato, quindi non è ancora definito nella sua completezza, però è un convegno che sarà aperto e al quale saranno invitati a partecipare tutti gli operatori scolastici della provincia di Novara. Quindi per cercare di sensibilizzare le scuole sugli animali, cioè sull'educazione animalista all'interno delle scuole. Andrea, ci farei quasi una diretta su questa cosa qui. No, la diretta la facciamo sicuramente, adesso vediamo anche di organizzarci in modo da farla anche su GRP. Noi abbiamo chiesto anche, spero, di riuscire ad avere anche la presenza dell'Università, la Facoltà di Veterinaria di Torino con il direttore. Ci sarà sicuramente poi ovviamente un parterre politico e un parterre tecnico. A noi interessa più il parterre tecnico. No, beh, ma chiaramente il parterre politico ha una sua valenza per dare un peso legislativo, diciamo così. Perché certo. Ovviamente questi progetti camminano se hanno la possibilità di avere dei luoghi dove essere sviluppati. Però chiaramente c'è bisogno anche di un parterre tecnico molto importante, quindi la facoltà di veterinaria, l'ASL di riferimento, eccetera, per poter dialogare direttamente sull'importanza di queste iniziative all'interno delle scuole. Simona, infatti volevo tornare da te, di pure che poi ti faccio una volevo domanda. Volevo dire solo una curiosità, stavo osservando te dietro le quinte che appunto si sta mettendo in alto, no? Sugli spartiti, e questa è una caratteristica, cioè il gatto comunque tendenzialmente, soprattutto in un luogo sconosciuto, tende ad andare in alto, perché in natura il gatto è anche preda e quindi può in questo modo nascondersi e osservare da un certo punto di vista la situazione intorno a sé. Quindi se avete un gatto che vive in appartamento e non può uscire per svariate ragioni, un arricchimento ambientale per consentirgli di salire in alto con delle mensole, con i castelli che si trovano in giro, quelli pelosi e molto arricchiti, sarebbe un'ottima cosa, così, giusto una parentesi. Quindi potremmo trovarlo sulle spalle del nostro cameraman Giovanni tra un po', credo, perché si deve dominare. Dipende quanto fermo sta il cane. Senti, un'altra cosa che invece volevo chiederti, cosa sono i comportamenti compulsivi dei gatti? Allora, i comportamenti compulsivi dei gatti sono come i comportamenti compulsivi degli esseri umani, ovvero sono quei comportamenti che vengono messi in atto in modo ripetitivo, costante, per alleviare un fortissimo stress. Un esempio di comportamento compulsivo può essere il gatto che si gratta fino a togliersi il pelo in alcune parti del corpo, oppure il gatto che ad esempio a volte nei casi più gravi può addirittura mangiare dei pezzi di plastica, insomma mangiare degli oggetti non commestibili. Questi sono proprio i casi estremi, ne scelgo proprio alcuni giusto per. Quindi questo è il modo con cui tu te ne accorgi, per evitare che vadano, proseguano? Allora, quando si arriva a dei livelli molto forti, livelli molto gravi, vuol dire che dei segnali prima sono stati dati, ma per mille ragioni non sono stati raccolti, anche solo perché in buona fede l'essere umano di riferimento non si è accorto. Allora, per intervenire in situazioni del genere, innanzitutto bisogna prendere anche in considerazione l'eventualità di contattare un veterinario comportamentalista, che è come lo psichiatra per gli esseri umani, che può somministrare dei farmaci, perché a certi livelli la situazione richiede anche un intervento farmacologico, e bisogna proprio stare molto attenti e ricominciare da zero, diciamo così, nella relazione con il gatto, per cercare di innanzitutto allontanare la fonte dello stress se è possibile, oppure nel gestire il comportamento compulsivo passando attraverso la distrazione con un gioco, con un altro tipo di interazione, ci sono una serie di passaggi, ma soprattutto la pazienza dell'essere umano, perché il gatto deve affrontare tutte le sue fasi in modo molto graduale, soprattutto
soprattutto quando c'è uno stress molto forte che sta affrontando. E quindi qui non mi addentro più di tanto perché non vorrei ci vorrebbe poi... fare proprio una lezione. Esatto, invece volevo concludere con Andrea, perché Gatto è bello e soprattutto se eri un fan di Gatto Silvestro da piccolo. No, non ero un grande fan di Gatto Silvestro. Stavi dalla parte di Titti? Sono dalla parte di Titti, sì. Da sfigato sto sempre... No, sfigato, quando è Titti. Perché Gatto è bello? Gatto è bello perché chi come me soffre di ansia, la pet therapy nell'accarezzare un gatto è di grande aiuto. Allora, io ringrazio Andrea, ringrazio i rappresentanti naturalmente del Borgo Onlus, ringrazio naturalmente tutto quello che ho scoperto sul comportamento animale questa sera, do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata di Vivi in Piemonte, che sarà dedicata al mondo della birra, così è contenta la redazione. Naturalmente, grazie per tutta per aver seguito questa serata, per aver scoperto questi comportamenti animali, noi ci vediamo la prossima settimana con Vivi in Piemonte.